Ieri è stato un evento eccezionale, ma qui appena piove si verificano sempre problemi. Assolutamente sì, perché noi convogliamo l'acqua di tutta Legnano, sostanzialmente la piazza San Magno è più alta, viene giù tutta l'acqua e dal Parco Castello viene giù e noi la raccogliamo e questi sono i risultati. Il problema è che qui chi ci paga tutti questi danni? Stanotte avete avuto danni per? Io circa ho fatto una stima così a spanne, 15.000 euro di danni, io ho tutto il magazzino sotto dove hai fatto le foto prima. Siamo stati qua con i pompieri fino alle 2:30 di notte a tirar via acqua e visto dove è arrivato il livello, io ho buttato via tutto, attrezzature, io fornisco parrucchieri, estetiste. Io spero che questo serva a farci arrivare delle sovvenzioni perché cioè, è sotto gli occhi di tutti, è venuto anche il sindaco a vedere. Spero che il sindaco si metta la mano sulla coscienza e che faccia qualcosa per noi. Perché lasciarci da soli nei nostri problemi penso che sia. Se invece tutta la comunità si stringe intorno a noi sarebbe più Quante sono le facile. persone coinvolte oltre al tuo negozio, a te e al Noi, tuo il negozio negozio? di fianco, l'altro negozio a fianco a me, i negozi più avanti, la pizzeria all'angolo, la Marta Chris Shoes e l'altra attività, cioè siamo completamente allagati, sono perso tutto il magazzino. Per noi è una.